Polo scolastico di Codigoro, istituti di istruzione superiore Guido Monaco di Pomposa e Tullio Levi Civita di Codigoro, Ferrara. Comprende i seguenti indirizzi di studio: liceo scientifico, liceo delle scienze umane, istituto tecnico economico, indirizzo amministrazione, finanza e marketing, istituto tecnico tecnologico, indirizzo costruzione, ambiente e territorio, istituto tecnico tecnologico, indirizzo informatica e telecomunicazioni. L'Istituto di Istruzione Superiore Guido Monaco di Pomposa nasce il 1 settembre 1996 dalla fusione dell'Istituto Tecnico con il Liceo Scientifico. L'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri, originariamente sezione staccata dell'Istituto Tecnico Vincenzo Monti e dell'Istituto per Geometri Aleotti di Ferrara, venne reso autonomo il 1 settembre 1975 e intitolato nel 1982 Guido Monaco di Pomposa, mentre il liceo scientifico nasce nel 1966 e viene intestato al matematico Tullio Levi Civita nel 1992, matematico noto soprattutto per il suo lavoro sul calcolo differenziale applicato alla teoria della relatività generale di Einstein. Guido fu insegnante di musica e canto nella cattedrale, dove ebbe modo di proseguire gli studi intrapresi a Pomposa, arrivando a codificare la moderna notazione musicale, che avrebbe rivoluzionato il modo di insegnare, comporre e tramandare la musica. La nostra scuola diventa, così, il polo scolastico superiore. Raccoglie gli studenti del Delta Ferrarese, che comprende i comuni di Codigoro, Comacchio e Lidi Ferraresi, Mesola e Bosco Mesola, Goro e Gorino, Lago Santo, Massa Fiscaglia, Migliaro, Migliarino e Ostellato. Alcuni studenti provengono anche da Ariano e Iolanda di Savoia. Da diversi anni una parte dell'edificio è diventata sede staccata dell'Università degli Studi di Ferrara, accogliendo due facoltà: la facoltà di infermieristica e quella di informatica. Gli impianti sportivi sono forniti di strutture sia interne che esterne alla scuola e comprendono una palestra di circa 1500 metri quadri, divisa in tre ambienti da tendoni mobili, pista e strutture per l'atletica leggera, campi da tennis e l'adiacente piscina comunale. Il tutto è circondato da prati e alberi e l'ingresso si affaccia su un ampio piazzale dove gli autobus provenienti dai comuni del Delta arrivano comodamente davanti all'istituto. Gli impianti sportivi sono forniti di strutture sia interne che esterne alla scuola. Una palestra di 1500 metri quadri divisa da tre tendoni mobili, una pista e l'attrezzatura per l'atletica leggera, campi da tennis e l'adiacente piscina comunale. Le attività sportive dell'istituto comprendono sport individuali come atletica leggera e sport di squadra come pallavolo, calcetto e basket. Inoltre la scuola permette di partecipare a un'esperienza di trekking, rafting, attività sciistiche in montagna con soggiorno di 5 giorni, e inoltre lezioni di nuoto presso l'adiacente piscina. Let me in, shattered windows and the sound of drums.
I laboratori e le attrezzature comprendono 2 laboratori di chimica, 2 laboratori di fisica, 3 laboratori di informatica, 2 laboratori di disegno, 1 laboratorio di topografia, 2 laboratori linguistici di cui uno dotato di LIM, 1 laboratorio di arte, 2 aule audiovisivi, impianti sportivi esterni e palestra di 1500 metri quadri divisa in 3 ambienti, la biblioteca. L'istituto comprende 5 indirizzi di studio. Tra i vari progetti presenti nel programma scolastico c'è la possibilità della creazione di un sito aziendale. L'Istituto Tecnico Tecnologico, indirizzo costruzione ambiente e territorio, prepara i tecnici nel settore edilizio urbanistico, topografico e estimativo. I progetti di indirizzo riguardano l'approfondimento delle materie nell'ambito professionale e le competenze che sono subito spendibili nel mondo del lavoro, quali AutoCAD bidimensionale, DOCFA pregeo, la gestione di progetti in funzione degli impianti a servizio delle costruzioni e GPS topografico. Progettare senza barriere, creare strutture agibili per soggetti diversamente abili, progetto INAIL, visite guidate al SAI e in cantiere, alternanza scuola-lavoro, creare quindi un collegamento tra l'apprendimento scolastico e la realtà lavorativa. Area di progetto in collaborazione con esperti, ambito sicurezza cantiere e qualità opere vie. L'indirizzo di studi consente l'accesso a tutte le facoltà universitarie, oltre che agli ambiti specifici lavorativi. Informatica e telecomunicazioni. È un indirizzo di studio che permette di acquisire competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, nella elaborazione dell'informazione, nella realizzazione di scritture ipertestuali, nelle applicazioni e tecnologie web e dalle reti agli apparati di telecomunicazione. Durante il triennio questo indirizzo di studio verrà inoltre approfondita l'analisi, la gestione, la comparazione di strumenti e dispositivi informatici, l'aggiornamento di tali applicazioni e la progettazione in campo aziendale. Questo indirizzo di telecomunicazione informatica offrirà inoltre vari sbocchi per il futuro, tra cui in ambito aziendale nel settore commerciale, industriale e dell'artigianato. Mentre in caso di discontinuo degli studi, l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria o a corsi post-diploma per il conseguimento di corsi di aggiornamento o specializzazione.
conoscenze scientifiche e letterario-linguistiche. Così facendo fornisce un'adeguata preparazione per un eventuale percorso universitario. I progetti di indirizzo comprendono il potenziamento e l'approfondimento delle materie scientifico-matematiche e della lingua inglese, che vengono svolti prevalentemente in ambito curricolare. Infatti diversi sono i progetti di fisica e di matematica, che vengono svolti anche in collaborazione con l'Università di Bologna e l'Università di Ferrara, e per quanto riguarda l'inglese con il Centro Shakespeareano di Ferrara. Psicologia, pedagogia e sociologia e i loro metodi di ricerca a fini professionalizzanti e nella continuità degli studi universitari. I progetti approfondiscono le tematiche delle varie materie in area di progetto. Le materie principali del nostro indirizzo sono psicologia, pedagogia e sociologia. Il progetto Scuola chiama Scuola è un progetto di alternanza scuola-lavoro per agevolare il collegamento tra l'apprendimento e il mondo del lavoro. L'Istituto Tecnico Economico, Indirizzo Amministrazione, Finanze e Marketing è un indirizzo di studi che consente di acquisire competenze nel campo giuridico, economico, aziendale, di tipo amministrativo, gestionale e creazione d'impresa. I progetti di indirizzo riguardano le materie professionali e cercano di creare un collegamento tra l'apprendimento scolastico e la realtà lavorativa. Write down the words so you can't understand, please, and then you can. Per quanto riguarda le lingue straniere, il nostro istituto offre diverse attività di potenziamento della lingua, quali corsi pomeridiani di spagnolo e tedesco, scambio con studenti stranieri, lezioni con docenti madrelingua, teatro e cinema in inglese, certificazione PET e FIRST, viaggio studio a Londra e ovviamente il progetto europeo Comenius. Ad attività culturali, quali conferenze, premi letterari, spettacoli teatrali in collaborazione col Teatro Comunale di Ferrara e iniziative in collaborazione con l'Associazione Caput Gauri e Biblioteca Comunale di Codigoro. La scuola aderisce inoltre a progetti di educazione alla salute e sensibilizzazione alle problematiche giovanili. Inoltre, come attività extrascolastiche, vi troviamo laboratori di musica, danza e teatro con realizzazione di uno spettacolo di fine anno. L'offerta formativa, quindi, comprende progetti di potenziamento del percorso di studi specifici per ogni indirizzo e anche attività didattiche integrative comuni a tutti gli indirizzi, a cui possono partecipare anche in modo opzionale tutti gli studenti.